Sequestravano e picchiavano anche donne e bambini pur di convincere i loro connazionali facoltosi a consegnare soldi, gioielli e oggetti di valore. Per questo la Procura di Reggio Emilia ha chiamato Arancia Meccanica l'inchiesta che ha portato oggi all'arresto di 4 cinesi tra i 24 e i 48 anni, tutti residenti a Prato, accusati di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. La banda aveva il suo quartier generale a Prato, ma operava anche e soprattutto in altre città. Diverse le rapine contestate ai 4 arrestati, compiute tra il 2012 e il 2015, 2 i colpi messi a segno in città, l'8 dicembre 2012 e il 21 maggio 2013. L'elenco è lungo, una rapina a Campi Bisenzio, un'altra nel Pisano, una a Montelupo Fiorentino e una nella provincia di Vicenza. Su altre rapine segnalate in Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Lombardia le indagini sono ancora in corso. Bersaglio preferito, cinesi con grosse disponibilità economiche, tanto che si stima che i 4 malviventi siano riusciti a mettere insieme 250.000 euro. A far partire l'inchiesta è stata la rapina ai danni del titolare di un bar di San Polo d'Enza in provincia di Reggio Emilia, bottino 50.000 euro. Le tracce del DNA lasciate sul luogo della rapina, estrapolate dal RIS di Parma, hanno portato i carabinieri del piccolo centro emiliano fino a Prato.